Adesso usciamo fuori diciamo, dalla crisi che purtroppo la contingenza ci ha imposto e appunto con la questione del coronavirus e insomma, con la pandemia, la chiusura dei teatri, eccetera. Quindi, però in qualche occasione tu dicevi che probabilmente la crisi del teatro già preesisteva e però una cosa interessantissima che tu hai osservato è che secondo te nessuno poi si è dedicato a creare una nuova connessione tra il teatro, per esempio, e i media digitali. Cioè questo per esempio è uno spazio che ancora non è stato esplorato realmente. Io non so, non so quanto sia possibile perché in qualche modo il teatro è un po' il baluardo dell'offline, no? Diciamo di questa vita che avviene nella realtà, quello che noi pensiamo essere realtà, cioè non so manco più definirla, perché ormai la realtà non sappiamo più se quella, cioè Non si sa qual è, certo, la è realtà quello infatti il gioco. è anche quella virtuale, e tra l'altro il teatro ha sempre offerto un'altra forma di virtualità. Però, come diceva Victor Hugo, il teatro non è il paese del reale, però è il paese del vero, che forse Sì. un aiuto ce lo può dare per cercare di districarci da questa dimensione. Allora, il teatro effettivamente ci porta in una dimensione anche di altissimo rituale poetico, no? Cioè, se io decido di venire a teatro è perché effettivamente quella dimensione non me la può dare la televisione, per aver lavorato anche con la televisione, non me lo può dare il cinema, me lo dà il fatto di essere lì, di avere di fronte a me delle persone in carne e ossa che performano, cioè che danno proprio, che creano la dimensione di una virtualità altra, perché appunto diventa un rituale, diventa lo spazio dell'immaginario più profondo, più anche appunto più stupefacente, perché lo stupore che si prova di fronte a una persona. Io perché non facevo le interviste online? Perché io volevo e avrei voluto Certo, incontrare. è tutta un'altra cosa, un altro sentire. Tu invece come immagini possa avvenire questo, secondo te, realmente questo incontro tra il teatro e il digitale? Beh, col viaggio virtuale, però quello là, quello proprio forte, quello che vai con tutto il corpo. Io aspetto quello. È l'unica soluzione. Quello Perché che lì senti tutte le sensazioni. Hanno fatto anche qualche film per rendersi conto di quello che si può fare. Però, ma magari, sono cioè, quei però sensori. certo, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Però potrebbe essere simile. Potrebbe usare delle tecniche del teatro, quel tipo di. Pure di coinvolgimento, penso che ci sarebbe, però non lo so se ce la faccio a farne uno, perché vanno piano. No, 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 ce la fai, ce la fai. Sì, vanno piano, però in realtà. Vanno piano. Però stanno facendo delle cose incredibili anche da quel punto di vista.